Crisi finita? Così sembrerebbe, perché nell'ultime ore Sony ha rilasciato sul proprio PlayStation blog ufficiale una nota piuttosto lunga in cui la notizia che domina è la seguente. Ora, se state cercando di acquistare una console PS5, dovrebbe essere molto più facile trovarne una presso i nostri rivenditori in tutto il mondo. Una notizia che ha ovviamente mandato in visibilio le folle urlanti in cerca di una console a prezzo di listino, ma che di fatto non ha trovato riscontro per il momento. E io sto facendo questo video sia per rispondere a tutti quelli che mi hanno scritto «Ma Falco, ma non la trovo!» sia per in qualche modo rappresentare, spero, un piccolo luogo di confronto e di eventuali consigli per la community. Partiamo dall'inizio. Come ben saprete, non c'è bisogno di dilungarci troppo, PS5 è stata piuttosto difficile da reperire nell'ultimo anno, nel senso che tanta gente che avrebbe voluto purtroppo non è riuscita a. Alcuni si sono, secondo me, sbagliando, rivolti a scalper e simili, altri sono ancora in trepidante attesa di poterla pagare quello che effettivamente costa, ok? Dunque, è arrivato questo questo post su PlayStation Blog, sembra uno scioglilingua, in cui, tra le tante cose, è stato annunciato che la console ora, dovrebbe essere molto più facile da trovare. Allora, visto che tanti mi avete scritto, sono andato sui vari shop online, ho visto MediaWorld, Unieuro, Euronics, GameStop, Amazon e mi sono rivolto anche a Trova Prezzi per essere sicuro di poter vedere tutto. Ebbene, per il momento la console non c'è. Crisi finita? Sì, speriamo. Allora uno potrebbe dire, dagli tempo. Sì, c'è scritto ora. C'è scritto ora, sono passate più di 24 ore. Quindi io invito il pubblico, in questo momento chiunque sia all'ascolto, a far sapere agli altri, eventualmente con un post, se l'ha trovata, se sì, dove. Perché per il momento, io poi, facendo sto lavoro, guardo anche con una certa regolarità, non mi sembra che sia cambiato alcunché. Le uniche console reperibili, perché ci sono, partono da 600 euro in su, quindi 150 euro in più del prezzo di listino. Che non è una soluzione percorribile per quanto mi riguarda, per un appassionato, cioè pagare una console 150 euro di più di quello che costa, parliamo della Digital, o 50-60 euro in più di quello che costa la versione con lettore. Cioè, quindi eventualmente è facile di sapere. Che cosa penso io? Con grandissima franchezza e trasparenza. Allora, noi siamo prossimi al lancio di PlayStation VR 2, di cui parleremo chiaramente nel prossimo futuro, mi auguro. Detto ciò, Sony in questo momento, da quello che emerge, avrebbe dovuto fare i conti con un numero di pre-order molto al di sotto delle aspettative sul PlayStation VR 2. Questa situazione temo si sia creata per la penuria di scorte, nel senso che tra quelli che attualmente possiedono la PS5 magari non ce ne sono tantissimi interessati ancora prima di saperne qualcosa e dunque pochi pre-order da loro. Gli altri che magari vorrebbero fare il pre-order non l'hanno fatto perché gli manca la materia prima, la console a cui attaccarlo, il PlayStation VR 2. Quindi credo che Sony stia facendo uno sforzo da tutte le prospettive possibili per poter portare sta console nelle mani dei giocatori, ma per il momento in Italia la situazione non sembra essere cambiata. Ora la grande domanda che ci poniamo tutti è in questo momento: ma se le scorte non aumentano, se effettivamente non è più semplice mettere le mani su sta console, come andranno le vendite di PlayStation VR 2, considerando che, trattandosi di un visore rivolto a un pubblico di massa, perché quelli console sono un po' meno smaliziati magari del PC gamer che si compra il visore di ultima generazione, come andranno le cose? Cioè io comincio ad avere qualche piccola riflessione riguardo a quello che potrebbe essere il risultato di vendite del PlayStation VR 2 al lancio, perché tutti questi elementi messi insieme sembrano anticipare, diciamo, un lancio non esplosivo del visore. Ora, io non so come andranno le cose. Certo è che adesso le cose dovranno per forza di cose cambiare. Dovranno per forza di cose, in qualche modo, normalizzarsi
perché sta per uscire il visore, è appena uscito il DualSense Edge, di cui abbiamo parlato approfonditamente, che comunque si attacca alla PS5. Sì, lo puoi usare anche su PC, ma nasce per PS5. Se non c'è la materia prima, diventa complicato vendere tutto quello che devono vendere in questa fase. E comincio a pensare che sia inizi a diventare controproducente continuare a proporre cose per PS5 quando la PS5 non è ancora facilmente reperibile. Quindi speriamo davvero che questo ora dovrebbe essere molto più facile trovarne una presso i nostri rivenditori, si tramuti in realtà, diventi effettivamente riscontrabile, perché per il momento, ripeto, non è cambiato nulla. Rispetto a prima che pubblicassero sto post. Ora, non vorrei che fosse tipo ora, diciamoci ora, sì, ora, ma che poi magari effettivamente ne vediamo i risultati tra una settimana e l'altra, però appunto per adesso, quindi al di là dell'ironia e delle battute che faccio anche un po' per stemperare, ma fatemi sapere nei commenti se l'avete effettivamente trovata, se, ecco, sarebbe interessante partire da un presupposto di cittadino. No? Dove siete? Nei negozi? C'è? Si inizia a trovare fisicamente? Perché magari nei distributori online la situazione non cambia perché, che ne so, ne sono arrivate 100. Non ho fatto neanche in tempo a vedere nei vari store che già era rifinita l'altra volta. Però magari nei distributori, diciamo, sul territorio le cose sono diverse. Per cui sarebbe interessante per ampliare un discorso che posso fare. Chiaramente in maniera marginale, non potendo vedere tutte le città come sono messe, né attaccandomi al telefono a chiamare 840 negozi, com'è la situazione? Cioè, effettivamente è cambiato qualcosa per voi? Avete percepito un cambiamento? Siete riusciti a prenderne una qualora foste in cerca? Sarebbe interessante arricchire un po' il tutto per avere anche, se siamo un piccolo campione rispetto al territorio nazionale, alla totalità dei videogiocatori italiani, però, ripeto, magari osservando e confrontandoci qui sotto possiamo comunque giungere a una conclusione un po' più ricca di quella che vi ho in qualche modo rappresentato io. Per cui, ragazzi miei, fatemi sapere e noi ci vediamo alla prossima.